Ciao a tutti ragazzi, sono Yume Shan e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi, da come avete letto nel titolo qua sotto, ho deciso di fare un video recensione. Questo video recensione mi è stato chiesto dalla youtuber Kayla Kasuga, che saluto, e oggi mi ha chiesto di recensirle Stardust Wink. Stardust Wink è della bravissima autrice Nana Ruta ed è una serie completa in 11 volumi. L'edizione è quella standard, edita dalla Annapurna Shoujo al prezzo di 4,50 euro. Vi faccio vedere tutti i volumi dall'1 all'11, così potete apprezzare le copertine. Allora, questo è il volume numero 1. Volume numero 2. Volume numero 3. Volume numero 4, volume numero 5, volume numero 6, volume numero 7. Come potete vedere, le copertine sono bellissime, colorate con questi toni sui colori accesi che mi hanno colpito veramente tanto. Il volume numero 8. Qui cominciavano a aumentare i volumi, lo spessore qua. Il volume numero 9. Il volume numero 10, che presenta i due amici d'infanzia, che poi vi parlerò di Anna. Per finire, il volume numero 11. Infatti si può vedere qua sotto è scritto ultimo numero. Allora, Stardust Wink è una serie che mi è piaciuta molto, di genere shoujo con ambientazione scolastica. È un manga che ho apprezzato molto, sia perché è molto piacevole da leggere. Ci sono molti riferimenti, soprattutto all'amicizia e all'amore, che mi sono piaciuti particolarmente. La storia è incentrata su tre amici d'infanzia, che sono è quello che faccio prima, fatelo vedere qui, che sono loro tre, che sono Su, Hinata e la nostra protagonista femminile che è Anna. La nostra protagonista è una ragazza molto dolce. Il carattere di Anna è molto diverso da quello che si potrebbe trovare, non so, faccio un esempio, La scoperta dell'amore o Yokoi, dove le protagoniste sono delle ragazze molto timide, chi ha potuto leggerlo. Invece Anna è una persona molto estroversa, insicura sì in alcune parti del volume, ma poi quando andando avanti con i volumi riuscirà a prendere una ferrea decisione sui suoi sentimenti. Quello che ho apprezzato di più in questa collezione è l'amicizia che lega i due amici d'infanzia maschili. I due ragazzi troveranno a doversi scontrare sul fatto che tutti e due sono innamorati della nostra protagonista. E ho apprezzato molto come la Nana Ruta ha affrontato questo tema e come alla fine ha deciso proprio di risolverlo. Altra cosa che ho apprezzato in questa collezione sono i disegni, molto belli, dolci, con questi bellissimi occhioni proprio shoujo, quelli tipici degli shoujo, che fanno proprio da cornice alla trama e la rendono molto piacevole. Quindi per finire lo straconsiglio alle amanti dello shoujo e a chi vuole leggere una storia poco impegnativa ma molto divertente e piacevole. Detto questo, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Se avete domande o dubbi, lasciate pure un commento qua sotto. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao!